Usamaki, Urumaki e Kawasaki abbiamo preso. No. Sì? Oh. Adesso è arrivato un shishashi case. E buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Oggi cosa andiamo a fare? Oggi andiamo a mangiare sushi. Per la nostra prima volta in 18 anni di vita, quasi 19, io non ho mai assaggiato il sushi. Quindi oggi proverò il sushi per la prima volta. E anche tu credo. No, seconda. Seconda, a lei seconda volta. Quindi per me sarà la prima volta che mangio il sushi. Ma ragazzi, io so che avete notato qualcosa di anomalo, questo tatuaggio. Quindi cosa devono fare per vedere da dove viene fuori questo tatuaggio? Andrà a vedere il video. Datevi a vedere questo video qua, così scoprirete perché ho questo tatuaggio. Ma non perdiamoci in chiacchiere, che qua si suda, fa caldissimo in questa macchina cocente, solosa e solare. No, non è solare, oggi è temporalesca. Quindi andiamo subito, ci incamminiamo perché è mezz'ora di strada. Perché abbiamo parcheggiato Tu hai parcheggiato, io ti avevo detto gira a sinistra. Danny non è bravo, poi... non sa neanche qual è destra e sinistra, Dio santo. Dice, incamminiamoci che sennò arriviamo là che è già chiuso. Ragazzi, siamo arrivati, il posto è carino, bello. Ci sta, siamo riservati qua, siamo appartati. Adesso scegliamo cosa prendere. Io non so neanche come cavolo si chiama sta roba, però... Ah no, non c'è neanche il menù. Vabbè. E ragazzi, abbiamo ordinato 11 piatti perché questa qua è fuori di testa. E il punto è che se non li mangi, fanno pure pagare. Quindi dobbiamo mangiare tutto qua. Oh, non riesco a aprirli. Usamaki, Urumaki e Kawasaki abbiamo preso. No. Sì? Sì. Oh. È arrivata la tempura vegan e gli involtini primaverili. Va bene. Come vedete qua ci sono gli involtini. Ma okay, anche questi con la bacchetta? Sì, dai. E la tempura vegetale. Bene ragazzi, assaggiamo gli involtini. Buono. Buono, ma è lava. Mettiamo anche un po' di salsa, non so cosa. È un po' particolare, però è buono. Sono arrivati i nigiri al salmone. No, non so, cosa sono? Boh, gli usuraki al salmone. Ecco qua quella roba lì al salmone. E boh, dopo mangiamo la tempura. Cioè, non so prenderlo, io faccio così. Dio caro. Franci, non riesci a prendere il sushi? Come mangi? Buono? Ti piace? Un po' particolare. È buono questo. Ragazzi, viene uno dietro l'altro. Adesso è arrivato un shishashi case. L'ha detto! Un shishashi case. E vediamo che cos'è. La votazione di oggi io darò un voto generale perché non so niente. Questo non è male comunque, quelli al salmone che abbiamo appena assaggiato. Però un attimo, assaggiamo la tempura. La roba la vuoi. Tempura vegetale, ma sembra buona perché sono zucchine fritte, credo. Non è avocado. È avocado. Non so di niente però. Mangia quello? No, no. Mangia, dobbiamo mangiare. No, mangi tu. Dobbiamo mangiare tutto, dai. Mangia quello, metti a testa. No, ma poi anche tu 5 euro, eh. Comunque ragazzi, nel frattempo è arrivato quello che vi ho detto, non mi ricordo più, vabbè, non mi ricordo. Salmone e riso, dovrebbe essere buono. No, questo è mio. Oh. Meglio se usiamo la forchetta in donazione. Grazie. Grazie mille. Meglio se prendiamo la forchetta presa in dotazione. Mi dai la forchetta anche a me. Grazie. Oh, dobbiamo mangiare anche questo. No. Boh, buono. È riso e salmone, buono. Scusate se siamo così bassi, ma così vi facciamo vedere cosa mangiamo. Ragazzi, non so neanche quanti piatti mancano, però contateli voi, perché io non so neanche quanti sono. Scrivete qua sotto nei commenti a quanti piatti siamo in questo momento. Boh, questi sono nigiri, credo, e questi sono col gambero. Non so cosa siano, vedi, nigiri, vedete? Nigiri e granchio. No, granchio. Cos'è questo? No, non so. Gambero. Voglio prendere i nigiri. Assaggia, devi assaggiare anche questo. È buono? È buono? Metà? No. No. Il gambero non mi... Cos'è questo? Un gambero? Un granchio? Boh. Ma come l'hai tagliato? Vabbè, questo granchio qua, no, gambero, non è che mi ispira molto, quindi non lo mangio. Ragazzi, è arrivato il sushi misto. Ecco, due. Speriamo bene. Non si prende così. Vabbè, assaggiamo questo. Sarà un antipasto. Io non lo mangio. Devi quindi mangiarlo anche tu. Scrivete nei commenti se vi piacciono queste palline qua. A me non piacciono tanto. Assaggiamo. Urco 2. Assaggiamo. Assaggiamo il nigiri qua. Questo è buono.
Ragazzi, assaggiamo questi. Speriamo bene. Ragazzi, facciamo le considerazioni generali dopo. Alla fine non l'ha assaggiato, ma assaggia questo qua. Fai vedere bene che cos'è. È una cosa trasparente, non so cosa sia. Sarà medusa. Buono, mangialo. Io non lo mangio. Ragazzi, siamo usciti dal sushi. Adesso vi dico la mia opinione, poi dice anche Danny. Che capelli che ho. Come prezzo ci sta, perché abbiamo pagato relativamente poco, perché possiamo prendere quello che vogliamo. Prendi 15 euro e prendi quello che vuoi. Quindi ci sta questo. Dal punto di vista del cibo, in genere non è la mia tipologia. Nel senso che ci sono state delle cose che mi sono piaciute, tipo i nigiri, gli involtini primaverili, quel che è. Quindi, alla qualità do un bel 8, perché alla fine i prodotti erano buoni, il riso era cotto bene, eccetera. Anche il salmone era buono, ma personalmente io non andrei a mangiarlo perché non mi piace proprio. Ce l'hai mangiato? Il sushi non mi piace. Ah, cioè, non tornerei a mangiare i sushi perché non è la mia tipologia di cibo. A me invece è piaciuto tutto quello col salmone, a parte solo nel piatto misto non mi è piaciuto quello che ha detto lui. Ma sì, il piatto misto era un po' particolare, buono. Per noi che non abbiamo mai assaggiato, comunque non siamo abituati a questo cibo, è molto dura. Come voto finale do un 8, ci sta. Iscrivetevi al canale, lasciate un like, condividete a tutti il video e attivate la campanella, così arrivano le notifiche che ci siamo sempre, ogni venerdì alle 14. E commentate. E commentate con tutte le cose che vi abbiamo detto. E mi raccomando. Ci vediamo a un prossimo video. Ciao.